La dieta deve contenere deve essere una dieta nel quale le calorie provengono per la maggior parte dei carboidrati, ma da un determinato tipo di carboidrati, che sono carboidrati complessi, normalmente poco trattati, meglio se integrali, e quindi e soprattutto in quello che adesso attualmente è un facile modo di classificazione, che è quello dell'indice glicemico dell'alimento. E in questo esistono tanti alimenti nei quali è ricca anche la cultura italiana, anche la pasta è un alimento a basso indice glicemico che non deve essere demonizzato, in quanto appunto deve essere una fonte importante di quelle che sono le calorie giornaliere. Altre invece, che sono i dolciumi oppure le bevande gassate, questo è giusto che siano demonizzate, insomma.